Grazie, grazie molte davvero a Maria Teresa che ha unito alla completezza dell'informazione che ha toccato tutti i delicatissimi aspetti che riguardano il rispetto dell'obbligo di sicurezza, anche una sintesi davvero mirabile. E vengono ovviamente a tutti noi tanti, tanti dubbi. Ricordo la distinzione scolastica fra malattia e infortunio, la causa violenta e invece la malattia che appunto ha un periodo di incubazione più lungo, che ovviamente complica tutta la ricerca di quel in cui tutto si gioca sul nesso di causalità, mi pare di capire in questa complicata vicenda. Un po' alla lontana, quando si fece le discussioni sull'amianto, ricordo che anche lì c'era qualcuno che sosteneva che, essendo anche i treni imbottiti di amianto, il lavoratore dovesse dimostrare che non dipendesse da ragioni esterne alla fabbrica. Però lì mi pare che il discorso è tagliato alla radice con riferimento alle lavorazioni interne, rispetto alle quali è chiaro che questo taglia la testa al toro, quand'anche fosse capitato che il contatto con l'amianto fosse derivato dal pendolarismo sul treno, comunque avrebbe fatto agio su questo l'impiego di quel materiale. Bene, grazie ancora a Maria Teresa. Adesso lascio la parola a Riccardo Del Punta. Prego. Grazie. Mi sentite? Sì. Grazie a tutti e grazie alla rivista Labor per l'invito, soprattutto in un'occasione molto carina come quella del passaggio della rivista alla Fascia. Consentite anche a me prima di cominciare poi un pensiero affettuoso all'amica Laura Alba Bellardi, che è mancata appunto tra ieri e oggi. Dunque, il tema che affronterò è quello degli ammortizzatori sociali, un tema particolare, abbastanza ostico, che io affronterò senza sognarmi minimamente di rivaleggiare con i consulenti del lavoro, che lo conoscono meglio di tutti, soprattutto in questo periodo, per il fatto di praticarlo ormai quotidianamente. Quindi quello che farò, dopo qualche parola introduttiva, sarà di proporre qualche riflessione sull'approccio regolativo seguito dal legislatore in questa occasione, poi su alcuni due o tre nodi interpretativi che mi sembrano più importanti e finirò con rilevare alcune possibili implicazioni di sistema. Come base delle mie osservazioni terrò ovviamente presenti i decreti di marzo, cioè il decreto 9 e il decreto 18, poi convertiti con la legge 27 del 2020 ed anche il decreto rilancio che ci sta facendo tormentare non soltanto noi, soprattutto il governo, e che ho potuto vedere in una versione provvisoria di 2 o 3 giorni fa, ma naturalmente qui il discorso è con beneficio di inventario, anche perché il decreto di rilancio ha scelto la strada di emendare la legge appena approvata, che è una strada, diciamo, non banale, ecco, per così dire, che obbliga a fare un po' di acrobazie di lettura. Dunque, qualche parola introduttiva, dicevo, era facilmente prevedibile che in un paese come l'Italia, con una certa tradizione, che poi ha praticamente inventato gli ammortizzatori sociali, la situazione di emergenza portasse a un grande investimento negli ammortizzatori. Del resto, quasi tutti gli stati, inclusi gli stessi Stati Uniti, in qualche modo, come dimostrano i rapporti molto preziosi contenuti dalla rivista online Labor Law Journal, ecco, quasi tutti gli stati hanno messo in campo interventi di questo tipo, mutatis mutandis. Più raro, come dimostrano plasticamente le file di disoccupati che si stanno producendo negli Stati Uniti come conseguenza di veri e propri licenziamenti di massa,
anche da notizie raccolte, è quello che sta accadendo. Più raro è che un ricorso forte alla cassa, agli ammortizzatori sociali si sia accompagnato a misure di blocco dei licenziamenti per ragioni economici, come quella adottata in Italia per 2 mesi, che saranno ora prorogate a 5 col decreto rilancio. Qui, fra l'altro, segnalo forse un problema, ma dipenderà dal testo definitivo del decreto. In origine le due misure erano pensate come assolutamente parallele. Mi pare, salvo il vero, che ci fossero 2 mesi di blocco e 63 giorni, 9 settimane di cassa integrazione. Mentre la versione definitiva, ora che ha fatto i conti, visto che fino al 31 agosto, Ragioneria Generale dello Stato permettendo, le settimane di cassa integrazione da 9 diventerebbero 14, mentre il blocco arriva a 5 mesi, insomma, chi ha fatto i conti fa notare che potrebbe restarne fuori 1 mese e mezzo, 2, più o meno, in cui le imprese sarebbero ancora sottoposte ai blocchi dei licenziamenti, ma non potrebbero più fruire della cassa integrazione emergenza Covid-19. E queste imprese ovviamente non potranno neppure addurre l'impossibilità della prestazione, come ad esempio quelle sottoposte a chiusura, perché a quel punto si tratterà di imprese ormai riaperte, ma che magari si troveranno in difficoltà. Per esemplificare, che cosa farà un ristorante senza clienti in quel momento? Ecco che non potrà neanche più ricorrere alla cassa integrazione. Ora, al di là di questo, che verificheremo poi col testo definitivo, faccio un commento introduttivo e valutativo certamente, quindi discutibile. La combinazione di queste due misure, non c'è dubbio, è un dispiegamento di forze notevole da parte del diritto del lavoro, che è conforme alla nostra tradizione, anche se sarebbe impensabile in altri ordinamenti, anche europei in certo modo. Va tutto bene, è necessario, purché aggiungo, mi permetto di aggiungere, non diventi iubris del diritto del lavoro e faccia perdere il senso delle proporzioni, purché non faccia pensare, a mio avviso, che possa davvero accadere che nessuno perderà il posto di lavoro, e questo lo dico con un purtroppo che viene dal cuore, come hanno detto invece il ministro dell'economia e il segretario della CGIL, e cioè che il diritto del lavoro sia la muraglia che può fermare lo tsunami. Io credo che ci si debba liberare di queste illusioni, che bisogna, che forse valgono solo per le amministrazioni pubbliche, per quelle sì. Bisogna liberarsene perché non fanno che ritardare, a mio avviso, una presa di coscienza che non mi sembra essere molto diffusa nel paese in questo momento, anche e soprattutto tra le forze di governo, cioè la presa di coscienza che a gioco medio e lungo il destino dei lavoratori dipende dal destino del sistema produttivo del paese. E quindi, voglio dire, a meno che non si pensi che sia alle viste un luminoso futuro in cui sarà lo Stato e dunque la politica, oltretutto la politica italiana, a menare tutte le danze dell'economia. Io non so personalmente se questo futuro sarebbe possibile e se soprattutto se sarebbe così luminoso. Ciò detto, vengo, come dicevo, a qualche considerazione ricostruttiva. La legislazione, la normativa ha adottato una tecnica di regolazione abbastanza chiara. Ha innestato una nuova causale di intervento ordinario della cassa integrazione, appunto nella CIGO, e nelle forme equivalenti, cioè nei fondi vari di solidarietà, senza modificare i requisiti di applicazione di ciascuna di tali forme, come disciplinate dal decreto 148. Quindi la CIGO vera e propria vale per le sole imprese sottoposte alla CIGO, le altre devono ricorrere ai fondi. Fermo restando che, anche se dalle norme, devo essere onesto, non l'ho capito fino in fondo, anche questi fondi dovrebbero poter accedere alle risorse pubbliche del mitico articolo 126 della legge 27. Poi le lacune di protezione che rimanevano sono state colmate con la cassa integrazione guadagni in deroga, che prudentemente non era mai stata dichiarata morta per sempre, diciamo così. Quindi un disegno anche razionale, che si può prestare a due tipi di critiche. Una, secondo me,
poco centrata in questo momento, e una forse da prendere in considerazione, anche se ormai non è stata presa in considerazione. Ecco, quella che è un po' un fuor d'opera, a mio avviso, è scoprire adesso la frammentazione delle forme di ammortizzatori e darne la colpa a questa normativa. Tale critica, secondo me, non tiene conto del fatto che il decreto 148 e prima di esso la legge 92 ha notevolmente razionalizzato il sistema rispetto all'assetto ancora precedente, oltre ad estenderne il raggio di applicazione. Questo è avvenuto portando i fondi di solidarietà bilaterali nel quadro di un riconoscimento pubblico. È avvenuto praticamente avvalorando i fondi di solidarietà cosiddetti alternativi dell'artigianato e della somministrazione, ed è avvenuto istituendo il fondo di integrazione salariale, che rispetto al suo antecedente della riforma Fornero è stato ha avuto un raggio di protezione ancora più esteso, praticamente sino alle imprese con 5 dipendenti, a partire dalle imprese con 5 dipendenti. Ma soprattutto a monte di questo c'è la storia di un sistema che per anni ha privilegiato in modo smaccato l'industria, costringendo gli altri settori, tra cui settori importantissimi come il credito, anche se il battistrada è stato l'artigianato, a farsi gli ammortizzatori in casa. Ecco, quindi voglio dire, è chiaro che non era questo il momento in cui si poteva pensare a porre mano al sistema, anche perché questo avrebbe comportato complesse operazioni finanziarie prima ancora che normative. Ora non dico che questo l'abbia sostenuto qualcuno in modo specifico, ora sto seguendo un po' la scia della mia osservazione. Quindi ulteriori semplificazioni e unificazioni saranno benvenute, ma a quel punto ripensando tutto il sistema. Invece, una seconda possibile critica mi sarebbe sembrata più interessante. Forse si poteva pensare, come ha suggerito l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a una causale Covid-19 uguale per tutti, quindi un intervento di emergenza che superasse le divisioni tra le forme di ammortizzatori precedenti. Invece non è stato così, ormai è acqua passata in un certo senso. Quindi, ad esempio, qualcuno aveva pensato all'inizio che l'articolo 20 della legge 27, che prevede che le imprese che hanno in corso un trattamento di CIGS possono chiedere la CIGO, valesse per tutti. Invece si è chiarito subito, e l'INPS ha chiarito che non è così. Le imprese che possono fare questo sono solo quelle che già rientrano nella CIGO. Poi vengo ai pro alcuni profili della disciplina. L'introduzione della causale ha uno scopo abbastanza evidente, trasparente, direi raggiunto, che è quello di rendere quasi automatica questa concessione, sol che l'impresa faccia riferimento all'emergenza Covid-19, o anche, come aggiunge il decreto rilancio, alla esigenza di organizzare l'impresa per metterla in sicurezza, l'azienda per metterla in sicurezza. Dopodiché ci sono una serie di deroghe alla disciplina della CIGO. Pagamento del contributo addizionale, la valenza dei periodi per i massimali di durata, eccetera. E poi c'è anche una deroga alla procedura, ex articolo 14, che però è stata sostituita da un'analoga, semplificata, nel senso che può svolgersi anche in via telematica e che praticamente deve poi durare 3 giorni massimo, ma deve comprendere, come la procedura normale, un'informazione, una consultazione e un esame congiunto. Qui c'è stato un certo balletto con la legge di conversione, cioè la legge di conversione ha abolito la procedura, peraltro valeva il principio tempus regit actum, e il decreto rilancio, stando alle versioni che ho visto, l'ha reintrodotta. Quindi il decreto di rilancio è singolarmente intervenuto sulla legge di conversione appena approvata dal Parlamento. Diciamo che a livello di decretazione d'urgenza è una cosa non proprio ortodossa, tuttavia, diciamo, mettiamo che il gioco abbia valso
Abbiamo alzato la candela. Segnalo poi l'estrema flessibilità temporale della domanda. Prima addirittura si poteva fare entro il quarto mese dall'inizio della sospensione, ora dovrei, forse sarà ridotto al primo mese, alla fine del primo mese successivo. Questo cosa significa? Significa che c'è una differenza potenziale, ci sarà, fra le ore preventivate di cassa integrazione e le ore cosiddette consuntivate. Passo due parole sulla CIG in deroga. Qui c'è un vizio d'origine, secondo me, ma anche questo non poteva essere rimediato in questa occasione. La competenza delle regioni, lo dico chiaramente, che aveva un senso quando la CIG in deroga era uno strumento di intervento in crisi aziendali legate al territorio, ma insomma, in una situazione del genere non lo è granché non lo è granché una cosa positiva, non è neanche una qualità, ma piuttosto un difetto. Infatti, ha dato origine a una serie di discipline regionali diverse, forse anche preter legem qualche volta rispetto alla legge nazionale. E comunque, almeno le intese quadro regionali sono diventate l'unica certezza per gli operatori. Tuttavia, una qualche confusione si è creata sulla necessità dell'accordo, soprattutto perché la legge mi pare che l'abbia sempre ribadita. Anche la legge di conversione l'aveva ribadita, escludendola solo per le imprese sotto 5, come era già previsto originariamente, ma anche per le imprese sottoposte a provvedimenti di chiusura. Il decreto rilancio ha abolito di nuovo questa seconda esenzione con il solito uso aggressivo della decretazione. Però intanto alcune regioni sono andate oltre e alla fine la cassa le approvano le regioni, ritenendo sufficienti accordi taciti o qualche volta addirittura il mero trascorrere del tempo. Dopodiché il vero problema c'è stato sui ritardi di pagamenti. Qui c'è il doppio canale, Regione INPS si è dimostrato prevedibilmente negativo, e poi essendo previsto il pagamento diretto, soltanto il pagamento diretto, è stato lasciato al buon cuore del datore di lavoro di dare anticipi conguagliabili poi con i dipendenti e non con l'INPS come di solito. Ora il decreto rilancio tenta un'ulteriore norma di semplificazione, tenta anche di rafforzare le convenzioni che ci sono state con l'ABI, con Poste Italiane. Ecco, ora però è prematuro valutare se questo riuscirà a dare soddisfazione naturalmente ai tanti lavoratori che attendono questi pagamenti. L'ultima osservazione che faccio prima del commento finale, chiaramente questa normativa non si è limitata agli interventi che ho descritto che riguardano l'area della subordinazione classica, ma è andata a pescare anche al di fuori. In effetti, mai come adesso si è sentito il carattere universale del bisogno derivante da mancanza di lavoro. Qui si è adottata la tecnica del bonus, esente fiscalmente. Il decreto rilancio ha ulteriormente allargato tale platea, quindi si sono andati a pescare lavoratori caratterizzati da una strutturale intermittenza dell'impiego, dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, e ora si sono aggiunti i lavoratori somministrati del turismo e del termalismo, gli addetti alle vendite a domicilio, lavoratori intermittenti, e poi c'è anche un importo per i lavoratori domestici. E poi ancora i liberi professionisti, anche se qui si cercherà di selezionare meglio la misura, i co-co-co, i lavoratori autonomi. Insomma, se a ciò si aggiungono la sospensione delle misure di condizionalità, peraltro piuttosto inefficaci già di loro, per usare un eufemismo, il prolungamento della NASPI, che sarà nel decreto rilancio di 2 mesi, il reddito di ultima istanza e poi al di fuori del lavoro il reddito di emergenza in preparazione, certo siamo di fronte a una batteria imponente di strumenti di intervento. Qualcuno ne ha tratto legittimamente spunto per proporre un sistema più stabilmente universalistico. E qui faccio solo un'osservazione, ferma la giustezza dell'esigenza. Chiaramente mi chiedo, forse c'è da riflettere un po' di più sulle tecniche, perché faccio un esempio, la cassa integrazione è esportabile al lavoro autonomo?
così come tale, non dico che questo sia mai stato sostenuto, ma insomma il problema è di capire i meccanismi di finanziamento, cioè non sto parlando di dove andare a prendere i soldi, ma di come proprio finanziare l'istituto, non dimenticando che la cassa integrazione è finanziata dalle imprese, si può addossare lo stesso ai committenti di lavoro autonomo, di qualunque lavoro autonomo. Comunque, questo è soltanto un interrogativo a cui non posso rispondere. All'insieme di queste misure, e concludo davvero, mi scuso se sono stato lungo, si può guardare da diversi punti di vista. Chiaramente è difficile disconoscerne, e io non la sto minimamente disconoscendo, l'urgenza sociale. Chiaramente, se poi si passa, visto raccogliendo anche lo spunto iniziale di Oronzo, si passa a una logica emergenziale, uno sguardo di prospettiva, è probabile che la gamma delle opinioni tenda a diversificarsi tra chi appunto proponga di andare avanti sulla strada già intrapresa e chi invece, io sono tra quelli, non riesce a scacciare lo spettro di una difficile sostenibilità finanziaria, al di là del breve periodo, di questa che qualcuno ha definito helicopter money. Ecco, e anche lo spettro di una certa possibile, di un rischio di deriva assistenziale di un paese che non ha le carte in regola, non ha mai avuto le carte in regola da questo punto di vista. Però questi sono problemi complessi che richiedono risposte assai più complesse di quelle che ho suggerito adesso. Diciamo che le ricette migliori a livello di fiuto e da non esperto del tema mi sembrano quelle di chi, come ad esempio Maurizio Ferrera, suggeriscono di ripensare il sistema integrando un welfare pubblico certamente proteso verso un maggiore universalismo e misure, e del resto è logico che periodi di incertezza portino una richiesta di questo tipo, e forme neoprevidenzialiste che non disdegnino anche il ricorso a schemi assicurativi privati, magari intermediati dalle organizzazioni sindacali. Però è chiaro che a quel punto il sistema sarebbe da ridisegnare e questa volta ponendo mano al decreto legislativo 148 del 2015. Vi ringrazio.